Ciao e bentornato su Impara da vincere solve. Bentornato nel magico mondo di Fusion. Continuiamo a parlare di Particle System. Questa volta ci dedichiamo all'emettitore, quindi alla sorgente delle particelle e alla forma delle particelle. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Terza parte dei tutorial introduttivi dedicati al Particle System di Fusion. Partiamo dalla Edit Page, tasto destro nel Media Pool, New Fusion Composition, Create, andiamo su Fusion e carichiamo come abbiamo già visto un nodo di p all'interno del Node Editor e quindi col nodo di P-Emitter selezionato andiamo a cliccare sul P-Render. Abbiamo già visto che questi due nodi sono fondamentali per creare un sistema particellare all'interno di Fusion. Con il nodo di P-Render selezionato, andiamo questa volta a lavorare in 3D. Quindi andiamo in Single Viewer, visualizziamo il P-Emitter sul Viewer 1. Questa che vediamo è l'area di emissione delle particelle. Adesso andiamo a cambiare la forma dell'area di emissione, e questo si fa nella sezione Region. Quindi da Sfera passiamo a Cube. Essendo ora in 3D vedo un cubo e non vedo un quadrato. Adesso andiamo a lavorare sulle dimensioni di quest'area di emissione. Quindi, magari portiamo l'altezza a 0,5. Quindi alziamo l'altezza e alziamo anche la profondità, la portiamo a 1, ad esempio, e poi andiamo sempre a cliccare su Fit per adattare la vista alla mia dimensione attuale dell'area di emissione che diventa ora questa figura. Vado a cliccare su Rotate e vado a ruotare la mia figura per vedere un po' la prospettiva dell'area di emissione. Adesso la andiamo a spostare in questa maniera, magari la ruotiamo un altro po'. Ok, quindi adesso tutte le mie particelle partiranno da quest'area. Ora andiamo a cambiare la forma delle particelle, andiamo su Style, andiamo a prendere ad esempio sempre un nostro blob. Andiamo su control, sto generando 10 particelle nuove ad ogni frame e il tempo di vita delle particelle è di 100 frame, quindi se vado a fare il play queste si genereranno e moriranno nello stesso punto. Il problema è che quindi non si muovono. Abbiamo già visto nel precedente tutorial come si fa a muovere queste particelle. Vado su velocity e gli diamo un po' di velocità, ad esempio gli diamo 1 in velocità. Adesso queste andranno verso destra. Se voglio cambiargli l'angolo vado su Angle e gli do un angolo di 180. Gradi. In questo modo queste si sposteranno verso sinistra. Adesso adatto un attimo la vista del mio schermo. Ok, vado a fare il play. Vedete, si stanno spostando verso sinistra. Tutte con la stessa velocità. Vado su velocity variance e aumento la varianza della velocità. E vedete che adesso si stanno muovendo tutte con velocità differente sui tre assi, quindi sull'asse x, asse y e asse z, ottenendo degli effetti prospettici differenti, quindi anche dimensioni differenti. Nulla di difficile se diminuisco il numero delle particelle da 10 le faccio diventare 5. Queste saranno un po' meno numerose. Diminuisco un po' la velocità per farle eh, muovere un po' più lentamente ne faccio generare magari un po' meno 3 ok e cambio anche la varianza sul numero così cambia anche il numero di particelle che vengono generate in ogni frame molto bene questa volta abbiamo visto lo stesso esempio che abbiamo fatto in 2d l'abbiamo visto in 3d però andando su style possiamo cambiare ancora la forma quindi lo shape delle particelle andando a prendere una bitmap cioè andiamo ad importare come forma delle particelle un'immagine esterna. Come prima cosa andiamo sul media pool, vado dentro la cartella PNG e qui ho caricato un file PNG, quindi con un suo canale alfa. Lo prendo, lo trascino all'interno del nodo editor. Premo uno per visualizzarlo e vedete che questa è la mia immagine. Voglio fare in modo che questa diventi la mia particella all'interno del particle system che ho appena generato. E come si fa? ripremo pre-emitter, vado sul style e vado a cambiare lo stile in bitmap. Quando vado in bitmap, in automatico io ho un ingresso vedete, giallo all'ingresso del pre-emitter e quindi a questo ingresso gli collego il mio media in. E vedete cosa succede? Le mie nuove particelle diventano i PNG che ho caricato. Stanno andando in direzione eh, contraria per farle andare nella giusta direzione Vado a cliccare su Media In, vado ad aggiungere un nodo di Transform e col nodo di Transform selezionato vado a fare un Flip in orizzontale. L'emettitore è quest'area, da di qui partiranno tutti i miei fly. Sull'emettitore posso giocare sulla velocità come voglio, come abbiamo già visto, quindi la varianza la tengo più elevata. Se vado su Style posso magari aggiungere anche qui una Size Variance quindi dare una variazione del sizing direttamente sulle mie particelle. Vedete la velocità adesso magari è troppo elevata, quindi scendo con la velocità, faccio andare molto più lente con una varianza più bassa. Quindi posso decidere io come andare a gestire i miei elementi. Quindi in realtà le particelle possono essere rappresentate non solamente da elementi interni al particle system, ma da immagini create esternamente. Questa è un po' la base per costruire delle animazioni particellari in ambiente 3D. E nel prossimo tutorial dedicato a fusion, quindi al particle system, inseriremo appunto una generazione di particelle in stile bitmap all'interno di una composizione in 3D. Bene, se hai delle domande ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video. Noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara da Vinci Resolve.